Oggi ai microfoni della nostra web TV Massimo Bonanni, votato come miglior bianconero in campo contro il Chiasso. I tifosi bianconeri sono quindi soddisfatti della tua prestazione, ma lo sei anche tu? Beh, diciamo che poteva andare meglio, però sicuramente è stato un passo importante per la squadra, perché abbiamo comunque dimostrato di potercela giocare contro tutti. Facciamo non uno ma 10 passi indietro. Come è nata la tua passione per il calcio? È nata da bambino, non lo so, mi piaceva molto giocare con i miei amici, poi ho avuto la fortuna sin da subito di giocare in una squadra importante nel mio paese, quindi da lì poi piano piano da una passione è diventato anche un lavoro. Ma quanto è importante essere un buon gruppo in una squadra di calcio? No, è fondamentale, il gruppo è tutto, anche perché tu la vivi come una seconda famiglia, quindi stare bene dentro lo spogliatoio è, ripeto, è fondamentale. Qual è il momento più bello della tua carriera calcistica in assoluto? Secondo me è stato il giorno in cui ho debuttato con la Lazio, è stato il momento più bello, il momento più importante, perché giocare nella squadra dove comunque sei stato tifoso è stato, ripeto, un passo importante. Qual è la pazzia più grande che hai fatto nella tua vita? A parte questa intervista? Ma che tipo è Massimo Bonanni al di fuori del rettangolo verde? Beh, sono una persona molto, molto socievole, mi piace ridere e scherzare con tutti. Sicuramente così, di primo acchito non posso sembrare quello che in realtà sono, perché a volte sono un po' schivo, però lo faccio, diciamo, con le persone che conosco poco. Poi chi mi conosce veramente sa che sono una persona molto molto scherzosa. Nossa, nossa, assi você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.